Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Io sono Diego Lunadix e oggi facciamo la seconda puntata della serie Movie Car The Series. Oggi andremo a acquistare una macchina che io adoro. Mi piace così tanto che sono 3 volte che la rifaccio. Si tratta della mitica, stupenda, fantastica per gli amanti dei telefilm anni 90, Coyote X, la macchina di Hallcastle e McCormick. Ovviamente molti di voi, se sono giovani, non sanno neanche di che si parla. Era un telefilm che veniva dato su Italia 1 tanti anni fa e parlava di un giudice, una specie di pregiudicato che aveva una macchina sportiva e non so qui che cavolo sto facendo, che aveva una macchina sportiva e quindi aiutava questo giudice in ogni puntata con delle missioni. Adesso l'andremo a comprare. Purtroppo qui il modello preciso non c'è, però ce n'è una con cui viene bene, è la Vapid Bullet. Eccola qua. Costa 155.000 dollari. La compriamo in un bel giallo perché tanto la dobbiamo riverniciare. E ce la facciamo consegnare sempre all'entrata di servizio. Poi la chiameremo dal meccanico perché mi piace che ce le consegnano su strada. Se non avete mai visto questo telefilm, vi consiglio di scaricarvelo da internet e vedervelo perché era veramente spassoso. DJT ci rompe sempre le scatole, Lester pure, ma adesso ci abbiamo da fare. I soldi iniziano a scarseggiare, perciò questa settimana mi devo dare da fare per guadagnarli, perché se no tra un po' non possiamo più comprare le macchine. Mi toccherà fare dell'onesto lavoro qui a Los Santos. Vi dico pure che nella prima puntata ci eravamo lasciati con il problema della verniciatura della Eclipse che mi faceva veramente cagare, ma purtroppo non potevo prendere il colore giusto perché era bloccato e quindi ieri sera ho fatto le 2:30 di notte per sbloccare il colore. Perciò l'ho sistemata, ci ho messo anche le minigonne a quel punto che me le ero scordate e ho cambiato pure i cerchi per farli ancora più realistici. Se dovessi fare qualche aggiornamento post puntata, poi comunque ve li faccio vedere nella puntata dopo. Perciò dopo, quando porteremo la Coyote X nel magazzino, vi faccio vedere com'è venuta. Vediamo se il meccanico si decide a portarci la macchina. Niente, You're through to your garage, ancora non I'll è get back arrivata. to Di it then. solito quando facciamo così poi lui si sveglia e ce la consegnano. Io tanto mi avvio verso lo scasso, ma tanto dobbiamo andare di là. La Coyote X era una kit car praticamente. Veniva realizzata su una base nella prima stagione, mi pare che di una McLaren. Invece poi utilizzarono una DeLorean perché uno dei due attori, il giudice, non c'entrava in maniera comoda dentro quella di prima. E quindi hanno dovuto utilizzare una DeLorean per farvi capire quella di Ritorno al Futuro. Però noi andremo a replicare quella della prima What do you stagione, need, che boss? era Some pure wheels? più I can bella. bring Questo 'em around. garage Okay, vuoto e I dai got su. stuff to do. Eccola qua, la Bullet è arrivata. Hey LGT ci there. rompe sempre le scatole. Andiamo a richiamare il meccanico e ci facciamo consegnare questa Bullet. Di solito You nelle calling for puntate some c'è il wheels? bello della I'm diretta Gianni per on the spot. quanto I'll hook you riguarda up. le modifiche, ma questa, come I'll ho bring it detto, l'ho by. fatta 3 volte perché ne sono innamorato e quindi diciamo che vado a colpo sicuro.
Solo sul colore sono un po' indeciso perché la tonalità giusta di rosso è difficile da trovare. Eccola qua, bellissima. Mamma mia, spettacolare sta macchina. Era spettacolare, l'ho spiaccicato addosso a quella macchina che non ho assolutamente visto. Vabbè. A dirla tutta, è stata questa macchina che mi ha fatto venire in mente di fare questa serie. Eccoci qua. Allora, con le modifiche, come ho detto, andrò spedito, tanto gli diamo una sistemata. Meccanico, per favore, perché ho centrato un cesso mentre venivo. Allora, innanzitutto la armiamo, direi proprio di sì, perché questa la userò proprio per andare in giro a Los Santos. Poi freni ovviamente da gara perché Those are è some of una the hottest belva. brakes out there right now. Motore potenziato al massimo per quello che posso. Come in tutte le puntate, vi ricordo che alla fine dell'episodio che monterò su YouTube, farò un report con i costi delle modifiche che ho sostenuto per fare l'allestimento, diciamo, all'auto da gara, all'auto che stiamo replicando. Targa personalizzata e va bene. Allora, alle verniciature ci andiamo dopo perché, come ho detto, c'è un po' di dubbi sul colore. La abbassiamo tutta. Trasmissione ovviamente da gara. Controllo sempre i soldi perché iniziamo a essere abbastanza poveri. Ruote, allora il cerchio ce l'ho presente, mi pare che era sport, cerchione standard, era un cerchio che stava qui, mi pare, o no? Boh. No, non era qua, allora era dentro Muscle. Eccolo, questo è il cerchio adatto per fare la coyote. All dressed up and nowhere to go. Poi dobbiamo andare a mettere i pneumatici adatti perché avevano le scritte colorate sulle ruote, quelli della coyote X. A questo punto, finestrini no, non erano oscurati. Direi che abbiamo messo tutto e manca la vernice. Il colore secondario andiamo a farlo per primo perché so bene quello che devo mettere, che è un bianco neve. Come dicevo, il video montato poi lo troverete sul mio canale YouTube, che è uguale al canale Twitch, si chiamano entrambi LunaDix28. Ovviamente ogni settimana potrete lasciarmi dei commenti o suggerirmi delle auto da rifare e io cercherò in quella settimana di rifarle senza, cioè guadagnando i soldi che servono per costruirla perché io non faccio glitch, non sono capace e non mi piace, poi non ci avrebbe senso in questo challenge. Quindi adesso questa è la macchina del secondo episodio, quella del terzo non ve la dico, la vedrete quando lo faccio. Andiamo a scegliere il rosso. Allora, qui il rosso c'è, un rosso tramonto che costa un botto, ma mi pare troppo scuro per la Coyote X. Rosso granata, rosso porpora o rosso fuoco. Ora la scelta secondo me è tra questo rosso fuoco, rosso formula, rosso Torino, no, questo è troppo chiaro. Secondo me, io vuole sto rosso porpora, no, ma è troppo scuro. Secondo me, o rosso fuoco, rosso formula, rosso fuoco, rosso formula, rosso fuoco, rosso formula. Non c'ho idea di quanto costino perché c'è la mia capoccia davanti, quindi però vedo che sono tutte e due almeno a quattro cifre, se non a cinque.
Io giustamente cerco di spostare la testa, invece è lì. I prezzi delle modifiche delle auto su GTA non hanno assolutamente senso, non sono correlati tra loro. Una cosa stupida può costare 1 miliardo e una cosa, peraltro, invece molto complessa costa una stupidaggine. Vabbè, comunque, secondo me il rosso giusto è questo qua. Rosso fuoco. 3.800, ma so cavolo, perché questo già c'è scritto 5.200 qui. Niente, io direi che abbiamo fatto tutte le modifiche per la nostra Coyote X. Non c'è sta altro da fare, quindi la riportiamo al magazzino, nel nostro garage. Guardate che spettacolo che è sta macchina. Nel video della puntata che monterò su YouTube la vedrete anche vicino alla controparte reale. Ovviamente adesso schizza come un missile, cerchiamo di non romperla perché la vorrei riportare sana in garage. Però è impossibile non aprire questa macchina. Fortunatamente il garage è vicino. È vicino allo Santos Custom. Ora, qui per andare in garage mica me lo ricordo perché non vorrei fare sto salto, anche se. Sinceramente, siccome loro nella serie facevano un sacco di salti, adesso noi facciamo una cosetta, vedremo. Ah, ma è possibile che mi chiamano tutti adesso? Che stanno lasciando aperto. Questa è proprio un'entrata stile al castello McCormick. Adesso gli facciamo una bella foto. Intanto vi faccio vedere che là, eccola qua, la nostra macchina di Fast and Furious, l'Eclipse, è stata modificata, i cerchi sono sistemati che sono più vicini a quelli del film e anche il colore. Adesso ci mettiamo qua, gli facciamo una bella foto e abbiamo finito. Il colore rende bene. Ci mettiamo così e facciamo una fotina. Snapmatic. Eccola qua. Adesso. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale e mi raccomando lasciatemi dei commenti per dirmi che auto vorreste nel prossimo episodio. Ciao a tutti!